Allora, siamo con Ravaioli. Ravaioli, di nome? Redamo. Redamo. Sì. Redamo, che è il commissario tecnico della nazionale Canna d'Arriva. Canna d'Arriva. Sì. Per cui, insomma, adesso approfittiamo della sua presenza per chiedergli qualche consiglio. Ma come si pescano queste orate? Noi le peschiamo in due sistemi, col piombo scorrevole, okay, e col piombo terminale. Okay. Il bracciolo del mezzo razzo. Ok. Quella è l'andazzo qui dentro. Non c'è nessun altro trucco. L'esche? L'esche qui adopero molto il murido, okay, il coreano, okay, io invece pesco con un'altra esca. Cosa peschi? Io pesco con la cozza aperta oppure pesco con saltare. Alla francese, quindi con la cozza aperta? Io la apro, non tutta però, la apro però. Okay. Poi faccio su le due polpe laterali, che sì, le porto su tutte verso alla chiusura della costa, diciamo, poi passo due o tre volte con l'amo dentro e poi la fermo, che c'è un muscolino, sì, 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 che nervetto, la... no? C'è, sì, c'è quel... non puoi fare dei grandi lanci, questo è chiaro. No, certo, poi piombo, però, piombo... Sì, piombo da 20 grammi, da 30, sì, grammi. Sì. Scorrevole, scorrevole, anche lì? Sì, quello scorrevole. Finalino, sì, cioè la montatura, perché la pesca è anche semplicità, vero? Perché io vedo anche, cioè, ho incontrato persone che insomma ci mettono due giorni a fare una montatura, perché deve essere tutto... Però la pesca non è anche semplicità. Io personalmente non c'ho nessuna montatura, io me le faccio qui quando vado a pescare. Semplice, io venerdì, mercoledì ero in testa alla diga, che ho preso 5 orate abbastanza belle, 2 spigolotte da 4 etti, capito? Però montature me le faccio qui. Dipende anche dalla corrente. Certo. Se c'è molta, certo, corrente io lo faccio corto, anche andando a spigole, perché sennò si alza, dal mio punto di vista si alza. Okay. Allora invece di fare da 1,5 metri ho fatto da 60-70, che sto più, che stai vicino, più vicino, raso al fondo. Se invece non c'è corrente, che riesce a pescare anche quei 60-70-80 grammi, lo faccio anche 1,5 metri. Oh, fantastico, per cui oggi ci aiuti un pochino? Sì. Misure leggere, io vado molto leggero di filo, eh. Va bene, va bene, va bene. Beh, con un finalino del 16-18. Addirittura, ah, sì, ma sì, di lì, sì, non, sì, ci vado. Ok, ok, proviamo, ce li ho, quindi proviamo con un finale 16-18. Ragazzi, abbiamo un grande aiuto. Intanto, eh? Perché devi dare la possibilità anche loro di slavarsi, di rompere. No, vero, perché questa è la pesca sportiva, no? Se no, perché... ti porti a casa due pesci buoni da mangiare e resti di buoni. Intanto che io monto le mie canne, Redamo ci farà vedere come si fa la montatura da queste parti. Legatura dell'amo, io lo faccio ancora il sistema tradizionale vecchio. 9 giri, passaggio dentro l'occhiale, l'asola e tiraggio. Poi, visto che peschiamo col verme, io nel terminale gli faccio sempre la treccina. No, perché tanto proviamo con uno e con l'altro. Ah, certo. All'altra è qui. Fermo la treccina con un nodo semplice. Di fare la vostra caricatura, solo che dopo non ho. Dopo non ho. Lasciando un piccolo spezzone di filo che mi ferma l'esca che non scivola giù. Lunghezza del bracciolo per questa pesca qui, 1,50-1,60, una piccola chiappettina, e anche qui una treccina per tenere il filo staccato dalla trave. Il piombo, il gommino per lo strappo. Questo serve anche per proteggere il nodo, no? Sì. Perché poi è la cosa più fastidiosa del mondo quando perdi un pesce perché hai fatto male la montatura. Esatto. Girella. Classico nodo, classico. Vedo, sì, che fai gli stessi nodi che faccio io, quindi anche quello dell'amo lo faccio, sì, anch'io così. Anch'io. Ho visto che altri lo fanno in maniera diversa, al contrario. Sì, lo fanno al contrario, sì. A me ho imparato da bambino a farlo così e continuo a farlo così. Perfetto. Invece di operare la girella, perché io dopo ho delle girelline molto più piccole. Ok. Oppure gli metti il rapido. Ok. I rapidi sono dei rapidi con 3 girelline. Sì. Quello è perfetto. Ah, capito. Il tuo bel gommino magari un po' più lungo, che lo tieni più distante. Sì, sì, sì. Da questo qui, capito? Così riesce di ingarbugliarsi meno. Spettacolo, ragazzi. Questo è il terminale che dopriamo noi. Grazie, Redamo. Prego, ecco qua. Non a caso stiamo parlando con un commissario tecnico della Nazionale. Perché insomma
che ha vinto 3 europei di fila. 3 europei di fila, ma anche l'ultimo adesso com'è andata? Sì, Portogallo, a Torsi abbiamo vinto, primi e secondi. Primi e secondi, primi e secondi. Ma ti posso dire una cosa, perché io faccio giornalista, lo faccio, insomma mi occupo di tante cose, ma della pesca non mi ero mai occupato, questa è la mia passione, no? E non ero nemmeno a conoscenza che esistesse la nazionale di pesca. Perché questa cosa qua? Perché non c'è più pubblicità sulla nazionale di pesca, sui pescatori? Ma, secondo te? Non lo so. Io a volte ce lo chiediamo, io ho parlato anche tempo a Porto Torres con Narducci, che non c'è più quella visione che c'era una volta, capito? Perché adesso anche per televisione, una volta, io mi ricordo quando ero più ragazzino, tutte le classifiche degli italiani venivano pubblicate sulla Gazzetta a fine anno. E poi Eugenio se lo ricorda anche lui, tutte le classifiche degli italiani erano tutte sulla Gazzetta, erano tutte insieme agli altri sport, al calcio, non c'è più niente. È un disastro questo. È un disastro. Poi si perde anche, no? Si perde anche la nuova leva, i giovani che non erano a pescare. Prendi anche questi due moli qui, tu non te ne rendi conto, la gente che c'è qui a pescare al sabato e la domenica. Certo, immagino cioè, centinaia. Tu vieni alle 7 del mattino, tu non trovi il posto. Tu non trovi il posto a pescare, se non c'è un amico che ti dice mettiti qui vicino a me, tu il posto non lo trovi. Eppure. Capito? È un indotto non indifferente, queste due dighe qui, perché se queste due qui le dighe le chiudono, il porto a Corsini può chiudere, sì, che sì. Spariscono tutti, perché ci sono 1000 camper per tutta l'estate e sono 990 che vanno a pescare. È uno sport meraviglioso e non viene menzionato da nessuna parte, sì, questo sì, è sì. Un problema. Se qualcuno della federazione sta guardando questo momento del pescatore di Orate, per favore, ve lo chiedo io per favore, fate pubblicità, cercatevi un bel ufficio stampa, cercatevi alcuni giornalisti capaci che riescano a far tornare la pesca e i pescatori e le nazionali sui giornali, su internet e su tutti questi media, perché è molto importante, perché altrimenti perderemo tutte le leve dei ragazzini che non sanno nemmeno che cos'è la pesca. Quindi se qualcuno di voi sta guardando questo programma, vi faccio un appello personale, qui si aggiunge anche Redamo, cercate di fare maggiore pubblicità alla pesca, perché ne abbiamo bisogno tutti. Io sono convinto che se facevano le Olimpiadi in Italia quando le avevano programmate, la pesca ci entrava. Certo. Perché essendo il terzo sport a livello italiano. Ma guarda che incredibile, anche questa cosa io non la sapevo, di nuovo, colpa mia, come si dice in America, ma terzo, bad. Quarto, siamo lì, calcio, pallavolo, basket, poi c'è davanti il pallacanestro e poi ci siamo noi. Esatto, esatto, noi siamo noi, io non sono di nessuna federazione, non sono iscritto. Uno che prende la canna in mano è noi. Esatto, esatto, però è anche in termini di iscritti, certo. È il terzo o il quarto movimento sportivo in Italia. È un'enormità ed è un patrimonio che va sprecato, questo è un patrimonio che va sprecato. E che non deve essere sprecato, perché la pesca è un'attività meravigliosa, non solo come sport ma anche come filosofia, come scelta di vita, come strumento per rilassarsi, pensare e anche, come posso dire, divertirsi, perché la pesca poi alla fine è grande divertimento, no? Per cui mi raccomando, uno sforzino in più, uno sforzetto in più e potremo aiutare i bambini a essere un po' più a staccarsi dai cellulari, esatto. diciamolo perché ho visto bambini che giocano alla pesca sul cellulare, sì. Che ci sono i giochini, che va bene, benissimo, divertente, ne ho preso un paio anch'io, mi ci sono messo lì, ma questo, il mare, il vento, l'esperienza condivisa con altre persone che hanno la stessa passione è impagabile e non si trova su un cellulare. Portate via i cellulari ai bambini e portateli a pescare, vedrete che si divertiranno.